Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Calabria, presi presunti killer di Cocò, Turchia ad Ankara e Nazione 2 Kamikaze, poste a Piazza Affari, la presentazione dell'Ipo. Hanno un nome gli assassini del piccolo Cocò, Nicola Capolongo, il bimbo di 3 anni assassinato assieme al nonno e alla compagna di questi 2 anni fa. Ci sono 2 indagati che devono rispondere del triplice omicidio. I 3 erano stati uccisi con diversi colpi di pistola e poi bruciati. La duplice esplosione che ha colpito sabato mattina Ankara è stata causata da 2 attentatori suicidi, lo rivela il governo turco. Aggiornato a 97 il conto ufficiale delle vittime, tra cui un cittadino palestinese. Sono 92 le vittime identificate, 91 quelle riconsegnate alle famiglie. Al momento l'attentato non è stato rivendicato. Oggi Poste Italiane debutta a Piazza Affari con il lancio del collocamento e l'obiettivo di dare il via alle contrattazioni da martedì 27 ottobre. Sul mercato andrà fino a un massimo del 34,7% del capitale, che salirà al 38,2%. Si tratta di un'operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del governo. Alta tensione in Cisgiordania, dove un giovane palestinese è morto dopo essere stato colpito alla testa da una pallottola di gomma che gli ha provocato un'emorragia cerebrale. Salgono così a 13 i palestinesi morti in Cisgiordania dal 1 ottobre. Almeno la metà sono rimasti uccisi dopo aver aggredito israeliani a colpi di coltello. Gli altri sono morti in scontri con le forze israeliane. Oggi bel tempo su quasi tutte le regioni, salvo nubi irregolari su Liguria ed Alta Toscana con isolati piovaschi. Da domani invece tempo di nuovo in peggioramento al centro-nord con piogge e rovesci, bel tempo prevalente al sud e Sardegna. Anche Germania e Polonia sono qualificate a Euro 2016, essendosi qualificate primo e secondo posto del gruppo D delle eliminatorie. I tedeschi hanno battuto 2-1 la Georgia, mentre i polacchi hanno superato l'Irlanda con l'identico punteggio.